Allora, prima di tornare con il nostro Mauro Cattadori e soprattutto fare di nuovo gli auguri a Gabriele Zilioli, che quest'oggi in occasione del suo compleanno ci è venuto a trovare, tra l'altro ti vengono gli auguri, ti vengono anche da Giancarla e Mario Baretti. Grazie, domani sera Modena Est festeggerà il tuo compleanno con l'esibizione naturalmente della tua orchestra. Volevo ricordare, visto che abbiamo visto la pubblicità sia di Olmo che di Renato Tavaroni, Renato Tavaroni domani sarà qui in studio con noi con Renza il Nano, quindi sarà un trionfo di sapori e di colori, per presentarci proprio l'apertura della festa di Villalunga. Mentre per quanto riguarda quella di Olmo, avete visto tutto il programma, c'è una bonus track, una data diciamo in più che si aggiunge il 4 di settembre, 20 anni di carriera, se vediamo questa slide, caro Riccardo, 20 anni di carriera di Omar Codazzi, ospite della serata Jonas Berami e Fiordaliso, direttamente dalla soap opera Il Segreto e dall'Isola dei Famosi. Presenta la serata Annalisa Daloi e durante la serata grande spettacolo pirotecnico. Ricordate, Olmo di Gattatico, domenica 4 settembre alle ore 21. Ritorniamo da Mauro Cattadori perché abbiamo gli ultimi 23 minuti e dobbiamo terminare i nostri piatti. Il risotto, perfetto. Allora, intanto io ho già impiattato, per portarmi avanti, tanto è roba fredda, ho già impiattato l'insalata che vi dicevo prima. Praticamente ho preso il petto di pollo, l'ho infarinato leggermente, l'ho fatto passare in olio e burro, o solo olio o solo burro, dipende a vostro piacimento. Poi l'ho tirato su l'ho messo a raffreddare, l'ho tagliato a listarelle, ci ho messo dentro della giardiniera, ci ho messo dentro delle mandorle sgusciate o altrimenti anche delle mandorle normali, o altrimenti volendo si possono mettere dentro dei pinoli o dei ghirigli di noce. Poi ho messo dell'albicocca tagliata a fette, del prezzemolo, olio d'oliva abbondante perché assorbe molto, poi volendo uno poi ci può mettere dentro dei capperi, lì avevo una mezza zucchina cruda, l'ho tagliata molto fine, l'ho messa dentro, chi più ne ha dopo più ne metta senza nessun problema. Ripeto, questo piatto può essere anche utilizzato con degli scarti che uno in casa, per esempio se gli avanza un pezzettino di roast beef in casa, se gli avanza un pezzettino di lonza cotta, un pezzettino di bollito o specialmente il pollo allo spiedo che di solito si mangia sempre, la coscia o l'ala perché è bella secca, il petto di pollo resta abbastanza stopposo, quindi basta metterlo dentro senza nessun problema. In ogni caso, se uno ha due o tre tipi di carne, la carne di manzo per esempio si può tagliare a dadini, mentre la carne di pollo di vitello si taglia a listarelle per cambiare un po' di forma perché si sfilaccia tutta. Cioè, come abbiamo detto all'inizio, questo è un piatto per riciclare diciamo così, quello che vi è rimasto nel frigo, certo. Quello che vi è rimasto in casa, e quindi lo potete assemblare in questo modo. Senza nessun problema. Se è fatto il giorno prima è meglio perché praticamente prende più consistenza, prende più sapore. Comunque un piatto che va mangiato freddo. Un piatto che va mangiato freddo, senza nessun problema, e poi eventualmente ogni 2-3 ore, se c'è la possibilità di girarlo perché c'è l'olio d'oliva che deve essere sempre lucido sopra, che così riprende tutto e l'olio d'oliva assorbe tutta questa carne abbastanza stopposa per essere più appetitosa, ecco. Perfetto, il secondo piatto invece? Il secondo piatto è il risotto al melone e prosciutto. Ho già fatto tostare la classica cipolla nell'olio o nel burro a vostro piacimento, l'ho bagnata con il vino bianco, ci ho messo una dadolata di melone per far riprendere bene. Adesso il melone è già anche cotto, già saporito. Ecco, quanto ci deve rimanere in cottura? Ma 10 minuti, un quarto d'ora, dipende se il melone è troppo maturo, se il melone è meno maturo e così. Poi adesso metto dentro il mio riso, lo faccio tostare, poi metto dentro il brodo, cottura ultimata, inserisco dentro del burro, del formaggio grattugiato. Se anche qua ho in casa un po' di Emmental o qualsiasi formaggio al di fuori del gorgonzola che cambierebbe completamente il sapore. Diverso, per amalgamare, un cucchiaio di panna da cucina per amalgamare il tutto. Poi qua ho già fatto dei piatti sia di portata che da mangiare così. Ho già fatto una rosa fatta con il melone tagliato a fette, qua sopra ci andrà tutto il prosciutto crudo e praticamente va versata sul letto di cottura. Vabbè, dove lo vedremo? Il riso sta cuocendo? Il riso adesso quando mi accendi? Ah, ecco, cioè, arrivo subito, vedi, perché qua, visto che mancano 20 minuti, certo. Il riso, vedi, qua siamo un po' in difficoltà con il nostro, ecco qua. Accendi anche sì, qua. Anche qua accendiamo. Ecco, okay. Ecco qua, accendiamo quindi col brodo, qua abbiamo il melone col sugo di cipolla, certo che Zilio mette il melone con la cipolla. Però guarda, sembra, invece secondo me deve essere una cosa fantastica. Poi dopo che aggiusta tutto è il crudo. Ah, stavo dicendo, io ho messo il crudo, però tanti se vogliono il culatello o il fiocchetto o anche addirittura lo speck è buono lo stesso.
Ci sta anche quello. Ecco, non il salame, perché dopo con il caldo si liquida tutto, lascia andare proprio... Andiamo col riso, perché sennò viene tardi, viene notte. Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno, sono Capucci, ciao Fulvio. Oh, Giancarlo Capucci, ciao, buongiorno, come stai? Buongiorno Capucci. Volevo fargli auguri a Gabriele. Grazie Giancarlo. Grande Gabriele. Grazie. Ciao Giancarlo, grazie per gli auguri, buona giornata. Ciao Giancarlo. Sì, e poi complimenti al cuoco, molto elegante, tra l'altro. Beh, non solo elegante, è anche bravo. Sai che io sono tentato. Grazie. Assaggia. Io sono tentato. Auguri, saluti. Grazie, ciao Giancarlo. Cioè, io lo sai che sono goloso, io vengo qua sopra, vedo sta roba qua. Cioè, no, dai, facciamogli elegante, aspettiamo, facciamo, prendiamo i piatti, facciamo le persone serie. Cerco di trattenermi. Mi risulta ma molto no, ma difficile. Dai il colpettino. Allora Zilio, il brindisi lo potremmo fare anche alla fine, però intanto facciamo un... Io e te, vieni qua con me. Vieni qua con me, ti metti qua al centro. Dove l'hai messo il vino, Mauro? Il frigo? Apri che lì, te l'ho stappato prima per fare... Qua il frigo, ecco. Allora, abbiamo già stappato perché l'abbiamo usato... Perché... Va bene un Valdobbiadene, sì, Bianchino secco. Un bianchino secco, un prosecchino... Cioè, accidenti, ma guarda qua. Ha fatto la punta anche al tappo e la chiude. Eh sì, eh. Ma è incredibile, questo è di una roba. Ne bevi un goccio con noi, Mauro, o dopo? Dopo, vabbè, allora facciamo ubriaco. Sul lavoro bisogna essere sul meglio, lavoro no? Bisogna essere. Allora, pronto, buongiorno. Con chi parlo? Ma dipende, con chi vuoi parlare. Qua è la segreteria del Ministero degli Interni e del Turismo. È lei chi cercava? Mi scusi. No, no, non ha, no signora, era uno scherzo, è Telereggio, è ciao mamma, siamo noi. Salutare, ciao mamma, ciao mamma. Ciao mamma, e allora chi sei, da dove chiami? Da Bagnoli in Piana, la Maria Lambruschi. La Maria Augusti, va bene, allora ti facciamo tanti, ti ringraziamo per questo saluto e buona giornata anche a te, volevi aggiungere qualcos'altro? Allora, voglio dire che un consigliere cos'è, così... Un cuoco così non l'ho mai visto. Che bravo! E tante belle cose belle. Grazie, perfetto, grazie. Un cuoco così non l'ha mai visto. Beh, ma è molto neanche... bravo, è da solo e fa tutto bene. Perfetto. Grazie Maria. Bravissimo. Allora, no. Anche Fulvio e tutti. Ciao, grazie, ciao, buona giornata. No, certo, anch'io prima di conoscere per la prima volta non l'avevo mai visto, però rimango sempre, è una battuta, però rimango sempre estasiato dal modo che ha di presentare le cose, perché è vero Zilio, buoni sapori, buono tutto, ma anche l'occhio. Allora, 100 di questi giorni, grazie. Caro Zilio, facciamo tanti 101, non mettiamo limiti alla provvidenza. 101 grazie. Di questi giorni, buon compleanno, è stato un piacere averti qui quest'oggi con noi. Io però devo fare una cosa, Zillo, dai, facciamo. Ormai. Guarda, ti do un cucchiaio. Cosa ci vuole? La forca? Va bene con un cucchiaio. Che Zillo, prima di bere il vino, però, sentiamo un po'. Guarda, io e te, proprio da bravi fratelli, ci mettiamo qua, ci sentiamo un pezzo di queste cose che ci ha preparato. Col melone. No, qua c'è l'albicocca. L'albicocca, io devo mangiare l'albicocca con del pollo? Sono stato un po' indietro di sale, perché dopo sta lì, sì. Volendo guardare, uno può metterci più un po' di sale, un po' di pepe, può metterci... Gustosissimo. Ma Mauro, cioè, volevi stupirci con effetti speciali. E ce l'hai fatta. Ma praticamente io fino all'altro giorno non sapevo cosa fare. Sono andato a casa, sono andato a letto con un blog notes, ho cominciato. Cosa faccio, cosa non faccio, perché giustamente non posso venire qua a fare il risotto alla milanese, parliamoci chiaro. Allora giustamente ho detto adesso devo fare delle cose un po' strane e l'ho fatto. Ma non è che, no, non è che vi l'hai trovata scritta da qualche parte o no. te sei proprio inventato tu di sana pianta? No, me lo sono inventato di sana pianta. Beh, comunque complimenti. Sai che cosa c'è, se posso dire? Io che non sono un grande amante dell'aceto. Sì. La giardiniera che era sotto aceto. Sì, che gli ho dato una lavata perché sai che però, con i conservanti e così dopo deve essere troppo forte, no? Sì, ma non si sente nemmeno. Non si sente perché... Appunto, okay. Anch'io sono anti-aceto. E non... Forse perché io sono molto più sensibile di te all'aceto, perché lo sento. O altrimenti si possono mettere dentro delle cose. Forse sono cipolline. Sì, è la cipollina che prende di più. Altrimenti si possono mettere dentro delle verdure in agrodolce e adoperare dell'aceto balsamico, che è più buono ancora. Però buonissima. Questo potrebbe essere considerato un piatto unico, no? Ah, sì, perché qua se tu gli metti dentro anche
in ultimo le mozzarelline, le ciliegine di mozzarella, esatto. Puoi metterci dentro quello che vuoi, visto che lì avevo due pezzi di emmental, li ho rotolati per fare decorazione, ma si mangiano anche quelli lì. Però l'uso dell'albicocca è fondamentale. Pronto, buongiorno! Buongiorno, mi chiamo Anna. Buongiorno. Io ho acceso un po' sul tardi. Volevo sapere, assieme al riso, quelle cose gialle cosa sono? Ecco, cosa sono quelle cose gialle? Allora, melone o albicocca? Albicocca. Albicocca. Allora, in cosa? Nell'insalata fredda o nel risotto? Grazie. No, signora, aspetti un attimo. Nell'insalata o nel petto, nel pollo? Nel riso che sta cuocendo. No, nel riso o il melone? Al melone. Melone. Grazie. Prego. Grazie. Melone nel riso. Adesso ci vedi, ci sono i nostri amici a casa, che le nostre cuoche, le nostre resdore, no? Che non ha mai sentito parlare di melone nel riso. Hai sconvolto il riso. Ma diciamo adesso, con questa cucina alternativa, anche per esempio la prima trasmissione che abbiamo fatto, ti ricordi che cucinare con i fiori, le telefonate che ho ricevuto, anche i messaggi su Facebook, perché anche il petolo di rosa è commestibile, tutti i fiori sono commestibili, al di fuori dell'oleandro che è velenosissimo, quindi non è che posso... L'oleandro è velenoso? L'oleandro è molto velenoso, è così. Cerco un po' d'Africa in giardino... L'oleandro è velenoso? Sì, sì, velenoso. Ma dai, cioè la foglia di oleandro, sì, il fiore? Sì, velenoso, proprio la foglia. Cioè in quantità... Anche... No. Ma almeno io non ho, cioè, ho letto su un libro che è molto velenoso. Allora, non mangiate l'oleandro, visto che ieri abbiamo cucinato con dei fiori di zucca, tu hai cucinato con delle rose, non cucinate con l'oleandro. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Che tipo di vino ha usato per fumare? Prosecco o figo vino? Abbiamo usato un prosecco perché avevamo questo, un Valdobbiadene, delle cantine riunite, delle cantine maschio, questa è la bottiglia, però... visto, potrebbe andare bene anche un vino secco? Sì, soprattutto un vino secco. Cioè fermo, volevo soprattutto, dire. Soprattutto, sì. Soprattutto, un vino fermo è più consigliabile. Noi, siccome dopo lo usiamo anche da pasteggio, abbiamo usato questo vino... Guardo. Ma noi, no, noi lo beviamo tipo uno spritz dopo, è vero? Ci mettiamo un po' d'acqua. Visto. Lo metti in tutte le salse. Però qualunque vino bianco, secco e fermo... Fermo, potrebbe andare bene, d'accordo? La saluto, buona giornata. Quindi, insomma, i particolari sono importanti, anche se comunque in ogni caso noi ci adattiamo a quello che abbiamo, non vogliamo fare, noi siamo fautori, possiamo così dire, dell'home food. Cioè, praticamente non è che facciamo quei piatti sconvolgenti che certi chef preparano dove ci sono mille preparazioni, no. A noi piace... che le cose che vi suggeriamo, che vi suggeriscono, perché più delle volte non ci sono cuochi professionisti. Ogni tanto arrivano dei cuochi professionisti che magari hanno una cultura culinaria di un certo tipo, però tu ti ritieni uno chef, insomma ce l'hai la stoffa però dello chef professionista? Ma io non mi ritengo niente perché lascio giudicare gli altri, certo, innanzitutto bisogna stare con i piedi in terra, come in tutte le cose. Bravo. Saranno gli altri a giudicare, perché quando uno comincia, io ho fatto qua, io ho fatto là, per me è già finito, ecco. È già visto anche nel mondo dell'orchestra, che partono con 10.800 luci, 80.000 pullman a 7 piani, poi si riducono in 500, quindi a voi intenditori poche parole. Io sono molto schietto, le cose le dico anche in diretta senza problemi. Ma io avrei piacere che tu insistessi su questa cosa, perché il fatto di... Perché, come dice Fabio, non è l'abito che fa il monaco, perché giustamente se io anche mi presento con una bellissima cantante o con dei bellissimi abiti e dopo non so cantare o faccio finta di cantare, è un altro discorso. Lo stesso discorso, io qua ci tengo a dirlo, adesso non vi ho fatto... Il secondo mi piace di più. L'abbiamo un po'... Adesso arriva. Non vi ho fatto vedere il discorso della frutta intagliata, delle verdure intagliate, molto particolari, tutto il resto, ma io le faccio in diretta perché la gente deve capire che l'ho fatta io, non è che la compro già fatta, ecco, il discorso è questo qua. Sì, i forni di induzione hanno questo piccolo problema che ogni tanto vanno in tilt perché ci hai buttato sopra un po' troppo d'acqua, se riesci ad asciugarlo allora riusciamo. Sì. Ok, riusciamo, sì, tanto ce la facciamo lo stesso. Sì, sì, adesso li mettiamo subito in cottura. Ecco qua, fra un po' dovrebbe arrivare, dovremmo riuscire anche a risolvere questo problema. Si è accesa una chiave, che cosa vuol dire? Andate in tilt, c'è dell'acqua, ragazzi. Avevamo ragione prima a dire la fiamma, il fuoco. E i fiammiferi familiari. E i fiammiferi familiari, hai ragione, Zilio.
Ecco qua, allora, dai, okay, che abbiamo ripreso, è andato un attimo in anche qua era qua sotto? Sì. Okay. Perfetto, vai, ecco, okay, adesso ritorno a scaldare. Perché quando si bagna la superficie lui avverte l'umidità, ha un igrometro o qualcosa. Beh, diciamo che a livello specialmente... Continui il discorso di prima. No, ti voglio sentire, perché mi fa piacere sentire queste cose, perché... È inutile che uno si presenta, che se la tira e basta, e parliamoci chiaro, io non me la tiro e vado avanti a fare il mio lavoro. Saranno gli altri che devono giudicare e basta, secondo me. Io, caro, vengo dalla notte del liscio, ho sentito tantissime orchestre, devo dirti che, insomma, ovviamente nessuno suonava in playback, perché sai che il liscio deve farlo. Però se devi suonare dal vivo e proporre degli scandali, è meglio che tu o scendi dal palco o cambi mestiere. Vabbè, ho già detto, le alternative sono quelle. Vabbè, fine della fiera. Basta gossip. Basta gossip. Adesso accomodatevi perché devo finire delle decorazioni. Telefonate intanto, dai, ci accomodiamo ai nostri posti. Lui deve finire. Hai ancora 8 minuti, 9, allora, ce la fai? Siamo. Sì, sì. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Senti, se c'è una donazione, no, non mi risponde, come mai? Non ho capito nulla. Se c'è una donazione e non mi risponde, come mai? Bene, allora, visto che la qualità della telefonata è decisamente incomprensibile e la signora, secondo me, usa un linguaggio alieno, dobbiamo interrompere e prepararci invece a vedere come il nostro Mauro sta preparando. Vai a vedere il quadro, il piatto che sta facendo dall'alto, perché intorno abbiamo le fette di melone molto sottili, giusto? Di melone molto sottili che volendo si possono anche condire con del sale, fine. Perché... Dai, mettere del sale sul melone? Sì, perché giustamente questo è un piatto salato, ecco, diciamo. Ecco. E poi attorno ci mettiamo, abbiamo detto, o del crudo o dello speck affumicato, oppure del culottello, oppure del fiocchetto. Adesso non vanno bene culottello tutti. Ovviamente di Zibello. Quello è di Zibello. Pronto, buongiorno! Pronto? Ciao Fulvio! Chi è? Sono Nicola Soro di Viareggio. Nicolas è un fantastico ragazzo che studia fisarmonica, che ho incontrato e ho avuto modo di conoscerlo. Nicolas Olmi. Bravo, ecco. Lo conosci anche tu? Sì. Ciao Nicola. Nicolas Olmi, che ho conosciuto a Rondinara la settimana scorsa, anzi no, ieri l'altro, durante la festa della fisarmonica. Un saluto lì a tutti gli amici. Ciao Nicola, come stai? Cosa ci volevi dire? Volevo fare gli auguri al maestro Ziglioli. Grazie Nicola. Perfetto, bravo Nicolas, ok. Un augurio al maestro Ziglioli. Grazie Nicola. Buona giornata e impara sempre, studia, mi raccomando. Ciao. Ok, ciao Fulvio. Ciao Nicola. E non suonare in playback. E non suonare in playback, esatto. Cosa hai messo? Ho visto che hai messo... Ho messo del burro, ho messo della robiola, ho messo... due pezzi di, come si chiama, di emmental, adesso gli metto dentro un po' di formaggio grattugiato e così intanto prende un attimino a mantecarsi bene, perché per me il risotto deve essere bel cremoso, non deve essere né troppo asciutto e né troppo che corre sul piatto, insomma, diciamo. Ecco, quindi così intanto così comincia a prendere sapore, dopo mettiamo un po' di panna. Appena. Però ci ho messo burro, robiola, parmigiano, emmental, cioè diventa un riso di quattro formaggi. Non proprio quattro formaggi, perché abbiamo scelto praticamente dei formaggi tutti dolci cremosi che servono per mantecare il tutto. Sì, nel riso di quattro formaggi c'è anche il gorgonzola, giusto? Ecco. Gorgonzola o fontina non va bene, perché c'è questo problema, ecco, diciamo. Ecco. Però certo che è un riso bel corposo, insomma, bel importante, bello strutturato. Vabbè, certo, perché anche il melone passa, gli dà proprio il profumo il melone. E poi sopra questo crudo, che volendo guardare, ho adoperato il prosciutto crudo perché adesso, sai, in estate si abbina di più. Però uno volendo guardare, se adopera dello speck o della pancetta tagliata abbastanza grande e si fa passare in padella con il fuoco molto
vivo, si fa la crosta proprio e gli si mette tutto attorno e poi qualche pezzo di pancetta tagliato fine, saltato in padella sopra dopo il risotto, molto buono come discorso. Oltre ad essere presentato bene, sta molto bene come discorso. Capito? Ecco, allora Mauro, abbiamo 5 minuti, è cotto, sì, anche se non è cotto però presentiamolo. No, 3 minuti va bene. Quanto? 3 minuti massimo. No, 2 minuti, Tom. 2 minuti, sì, perché dopo lo dobbiamo vedere, dobbiamo anche su un po' al dente, vediamo di presentare. Almeno preparo un piatto che vediamo com'è, perché sì, siamo arrivati lunghi in effetti. Però insomma è la presentazione che ci interessa, poi voi fatelo cuocerlo finché non ritenete che il riso sia cotto al punto giusto. Faccio cuocere ancora un minuto, poi. Un minuto, così magari. Zilio, dopo lo assaggiamo, insomma. Certo, è un piatto così particolare. È obbligo. Già il petto di pollo con la bicocca è già una roba un po'. Ecco, tanto formaggio anche. Sì, io vedo che io burro, esagero con il formaggio, Con i latticini ci abbiamo dato, mi sa. Ecco. È diventato. Credo che farà una bella crema questo riso. Sì. O mi sbaglio, sì. Proprio cremoso diventerà. A 3,5 lo tiro giù e a 3 lo impiatto. Quindi abbiamo 3 minuti che. Giusto per i saluti finali, Allora, velocemente, mentre mancano pochi secondi, Righi, fammi vedere che cosa serve per preparare sia il riso che il petto di pollo. Abbiamo dato un nome a questi piatti. Velocissimo, se vuoi essere veloce anche tu nel ricordarlo, riso per risotti, cipolla, brodo vegetale, panna da cucina, parmigiano grattugiato, una roviola, un etto di prosciutto crudo e un melone. Giusto? Giusto. Questo è. Per come secondo piatto, invece, abbiamo fatto questa insalata al petto di pollo e tacchino al profumo d'estate, petto di pollo tacchino, 3 albicocche, un sacchetto piccolo di mandorle o pinoli, un vasetto di giardiniera, emmental o formaggio a fette. E il tutto naturalmente così. Ecco, abbiamo finito la cottura. Allora, possiamo andare lì di fianco, Zilio, e andiamo, perché dopo andremo ad assaggiare anche questa cosa che lui sta preparando. Ecco, stiamo qua di fianco, non disturbiamo qua. È stupendo. Vieni in quadro, ecco qua. Ecco, in un contorno di fette sottili di melone e di prosciutto, al centro mettiamo. Ma guarda, ma che bello! Incredibile. Ah, e poi anche i meloni. Ecco qua, secondo me è molto bello anche per il discorso che ti dicevo, ecco. Ma guarda che roba, incredibile. 20 secondi, poi ve lo servo. 20 secondi, poi ce lo servo. Quando parlavamo dell'occhio che vuole la sua parte, qua siamo ad alti livelli. Ma sì, già, guarda, questo colore arancione che spicca, è veramente. Cioè, Mauro, sei un mito. Adesso prima però andiamo a sentirlo, perché. Ecco, non gasatemi prima del tempo. Vabbè, è talmente bello che ascolta, non può. Ascolta, in trasmissione non possiamo dire che non è buono. Te lo no, dico io lo dico. Finito. Io no, lo dico. Allora, qua. Adesso lascio a te l'ultimo minuto per raccontarci quello che hai fatto. E, insomma, io ti faccio i complimenti proprio. Ecco qua. Zilio, lo sentiamo insieme questo. Perfetto. Veniamo qua. Facci vedere. Come va mangiato? Uno testa, guarda, ho fatto uno testa, come volete voi. No, ma lo sentiamo insieme, perché lo teniamo anche. Ecco, diciamo che adesso il prosciutto crudo con il caldo si diventa bel. Dopo questo, si amalgama tutto. È ecco, diciamo che se lo lasciamo lì ancora un minuto e mezzo, due, che si rapprende un attimo. Diventa ancora più buono, ecco, certo. Perché questo qua tra tre minuti è. Perché proprio prende proprio tutto il sapore. Questo è veramente. È una bomba. Sì. Poi anche la presentazione stessa, perché, ripeto, se ho la fettatrice che tagliavo proprio le fettine come se fossero dei veli e giostravo tutto, facevo proprio delle rose e mi facevo il contenitore. Ma prova a mangiarlo così, proprio con una fetta di melone. Sì, è buono anche così, senza nessun problema. O altrimenti, visto che ho visto qua queste formine qua, leggermente più grandi, posso prendere con la fettatrice, uno che ha a casa, tanto la fettatrice ce l'hanno quasi tutti adesso a casa, prende il melone. Lo riveste, lo riempie di riso e poi lo gira che praticamente sembra come una tartare, no? Ed è molto bella presentata. Ragazzi, il riso con il melone, non so se mai. No, prova a sentirlo con la fetta di melone, proprio lega. Noi poi lo speck è più saporito ancora. Che non a tutti piace perché c'è dentro l'affumicato, però il melone
cioè il melone, il prosciutto, visto che siamo nelle zone del prosciutto, giustamente sai com'è. Ci sono 20 secondi, ragazzi. Ciao Zilio, auguri, buon compleanno ancora, è stato grazie. Grande. Non ti ho fatto la torta, però almeno questa volta... No, questo, guarda... è meglio di una torta. Meglio Mauro, sei stato un grande come al solito, Mauro Cattadori, il re dei fiori e della cucina, complimenti. Grazie. Grazie a tutti in regia, a domani con Rizzo Nano e Renato Tabaroni. Domani. Ciao, ciao a grazie. Tutti.